Come annunciatovi precedentemente, eccoci nella nostra lezione dedicata al libro L'anno che non caddero le foglie. Vi spiegherò nel dettaglio come svolgere l'esercizio 1 del fascicolo. Vi serve lo spago che trovate nella busta, l'allegato 1A e 1B che trovate sempre nella busta. A casa tutti quanti dovreste avere matita, forbice, gomma, caso servisse, e non tutti ce l'hanno la bucatrice. Se non avete la bucatrice potete prendere un punteruolo, se non avete un punteruolo potete utilizzare anche la forbice per fare dei buchi. Altrimenti, se proprio per voi non è possibile fare dei buchi nel cartoncino, potrete anche utilizzare lo scotch e attaccarli con lo scotch. Adesso andiamo in ordine di attività. Prima attività. Bisogna ascoltare il capitolo 13. È importante seguire l'ordine con cui vi propongo le attività per non rischiare di ascoltare un capitolo che ci dà già la soluzione per un esercizio che dovremmo fare. Quindi prima ascoltiamo il capitolo 13. Quando l'avete ascoltato, allora si può iniziare con l'esercizio B. Importantissimo, ricordatevi di utilizzare il quaderno verde con le foglie, lì scriverete le vostre risposte. Perciò, se siete adesso pronti a fare l'esercizio B, prendete il quaderno verde e a pagina nuova scrivete il titolo Squirri in viaggio alla ricerca delle cause. Qui bisognerà scrivere, secondo voi, a chi si può rivolgere Squirri. Perciò Squirri vuole scoprire come mai queste benedette foglie non cadono. A chi può andare a chiederlo? Pensateci. Pensate se ci sono dei personaggi che abbiamo già incontrato a cui Squirri può rivolgersi, oppure se magari ci sono altri personaggi che non sono ancora arrivati, ma che secondo voi potrebbero arrivare e che potrebbero essere utili a Squirri per scoprire come mai non cadono le foglie. Perciò vi basta solo scrivere una risposta del tipo: secondo me Squirri potrebbe rivolgersi a eccetera eccetera. Scrivete chi secondo voi, basta una frase. Ogni volta che avete bisogno di mettere in pausa, ricordatevi clic e mettete in pausa la maestra. Quindi io vado avanti, quando voi avete bisogno di più tempo mi mettete in pausa e poi quando siete arrivati dove sono arrivata io, rischiacciate play. Benissimo, fatto la A, fatto la B, adesso andiamo alla C. Per fare la C vi serve ancora il quaderno verde con le foglie. Andate via una riga dall'ultima frase che avete scritto e con un colore scrivete il titolo A chi rivolgo i miei perché? Ora dovete pensare di essere un po' come Squirri. Quando voi avete una domanda e volete chiedere il perché di qualcosa, a chi fate le vostre domande? A chi andate a chiedere i vostri perché? E quindi rispondete: io rivolgo i miei perché a. Può essere la mamma, può essere il papà, il fratello, sorella, la maestra, un amico, un'amica, magari telefonate degli amici quando volete sapere qualcosa, magari telefonate alla nonna, al nonno, chi lo sa? Ci sono veramente tante persone a cui chiedere e magari anche qualcuno che non è un vostro parente o magari neanche qualcuno che è vostro amico. Può essere anche qualcuno che non è nemmeno la maestra. A chi potete chiedere i vostri perché? A chi li chiedete voi? Quindi ci pensate bene e scrivete la vostra risposta sul quaderno. Quando avete finito, potete mettere via il quaderno. Pronti per la D? Se non avete ancora terminato, mettete in pausa qui, finite e poi ripremete play. La parte D è la parte in cui noi ci occupiamo di costruire fili da narrativi. In questo caso ci occupiamo del filo narrativo di Squirri. Infatti, nello scorso fascicolo io vi ho chiesto, secondo voi, di quante storie si parla in questo libro? E abbiamo scoperto che di storie principali ne possiamo individuare circa tre. La storia degli esseri umani, quindi con Benedetta, Federico e Margherita più tutti gli altri umani a cui ruota attorno questa storia. Ci sono poi dei personaggi principali,
che sono delle foglie, e altri personaggi principali, che sono degli animali, squirri in questo caso. Perciò noi iniziamo a costruire il filo narrativo degli eventi legati alla storia di Squirri. Vi serve quindi il materiale che vi ho detto prima. Prendi l'allegato 1. Allegato 1, pronto. 1A, 1B. Poi c'è scritto: leggi le vicende riportate nei cartellini e numerale in ordine cronologico, scrivendo all'interno del quadretto il numero corretto. Bene. Allora, noi vediamo che ci sono dei quadretti. In questi quadretti noi dobbiamo scrivere i numeri in ordine per mettere questi eventi in ordine, perché sono ovviamente in disordine. Quindi li leggiamo tutti. Le foglie non cadono. Gli scoiattoli fulbi se ne vanno. La famiglia dei Fulbis è l'unica famiglia fulva rimasta al bosco. Nascono Squirri e Sylvester. Squirri si innamora di Volpo. Fulvio nasconde le noci sotto alle foglie. Fulvio non può più nascondere le noci sotto alle foglie. Arrivo degli scoiattoli grigi nel bosco. Gli uccellini diventano obesi. Cerchiamo di capire qual è l'ordine corretto per questi 9 cartellini e scriviamo i numeri da 1 a 9 con la matita all'interno del quadratino. Per quello quindi che ora dovete prendere la matita. Pensate quale potrebbe essere l'ordine giusto, se avete riascoltato i capitoli ci riuscirete in un attimo. Ora provate a completare e in seguito continueremo. Mettetemi pure in pausa. Benissimo, ora che abbiamo scritto i numeri nei nostri cartellini, vi dirò quali sono le soluzioni. Attenzione, se non le avete ancora scritte, mettetemi in pausa, perché se no vi darò io le soluzioni senza che voi ci abbiate prima provato. Mettete in pausa, eh? Allora, numero 1. Arrivo degli scoiattoli grigi al bosco. Numero 2. Gli scoiattoli fulvi se ne vanno. 3. La famiglia De Fulbis è l'unica famiglia fulva rimasta al bosco. 4. Fulvio nasconde le noci sotto alle foglie. 5. Nascono Squirri e Sylvester. 6. Squirri si innamora di Volpo. 7. Le foglie non cadono. 8. Fulvio non può più nascondere le noci sotto alle foglie. 9. Gli uccellini diventano obesi. Come potete vedere, noi abbiamo messo in ordine cronologico tutto quello che succede finora in questi cartellini, in modo da avere proprio in ordine ciò che è successo prima rispetto a ciò che succede dopo. Quindi anche se nel libro a volte ci dicono prima quello che succede dopo e poi ci dicono quello che era successo prima, noi cerchiamo ora di rimetterlo in ordine, dicendo bene cosa succede prima e poi dopo. Ora che ci siamo, passiamo alla prossima parte. C'è scritto: ritaglia i quadrati e fai un buco per la corda. Quindi ritagliamo i nostri cartellini e dove c'è il cerchiolino bisogna fare un buco per farci passare lo spago. Quindi mettetemi pure in pausa e ritagliate con calma, seguendo bene la linea del contorno dei cartellini. Perfetto! Avete preparato i vostri cartoncini con il buco? Se siete pronti, allora continuate pure a vedere il video, altrimenti pausa. Prendete lo spago, sciogliete il nodo e prendete un'estremità dello spago. Se lo trovate in questo modo, quindi un po' scomodo da essere infilato nel cartellino, prendete la forbice e ritagliate un pochino in modo da renderlo un po' più unito. Ora dobbiamo infilare i cartellini partendo dal 9. Quindi infiliamo 9, 8,
7, e vedete, li sto infilando tutti quanti dalla stessa parte, sempre in modo che si vedano tutti o da davanti o da dietro. Se vi si sfilaccia ancora lo spago, potete ritagliarne ancora un pezzettino, tanto è lungo 3 metri, quindi direi che basta. In ogni caso sappiate che il filo narrativo non lo completiamo oggi, quello di Squirri. Man mano riceverete i cartellini per completare il suo filo narrativo. Perciò ora avete ricevuto solamente una parte della sua storia. Per quanto riguarda i buchi dei cartellini, fatevi aiutare. Se non avete una bucatrice o qualcosa di comodo, non rischiate di farvi male. Fatevi aiutare oppure semplicemente attaccate i cartellini con lo scotch al filo e basta. Bene, quando siamo arrivati ad avere i cartellini infilati, prendiamo un pezzo di scotch . Scegliamo un pezzo di muro in casa, lo metto qua. Si vede? Ok. Allora, attacchiamo il pezzo di scotch con la corda e poi disponiamo i cartellini in questo modo, uno di fianco all'altro, in modo che si possa vedere quello che c'è scritto. Ci serve ancora un pezzettino di scotch. Il resto dello spago avanzerà giù e lo lasciamo lì. Voilà, ci siamo. Raddrizziamo i nostri cartellini e questo è il nostro filo narrativo di Squirri fino al cartellino 9. Se potete, tenetelo così appeso in camera vostra o dove potete. Se invece non avete un muro a disposizione, allora tenete tutti i cartellini bene in fila e li riponete in una busta al sicuro, perché man mano andremo ad aggiungerne dei nuovi. Infilateli comunque nel filo narrativo, così lo potete creare, e se non potete appenderlo fa niente. Io vi consiglio, se potete appenderlo, di farlo, proprio perché avete sempre bene presente la sequenza degli eventi della storia di Squirri. Com'è andata? Spero bene. Se avete bisogno di riguardare il video e di mandare indietro, fatelo tranquillamente. E infine, come ultima parte di questo esercizio, bisogna ascoltare i capitoli 14, 15 e 16. Buon ascolto e buon lavoro!